Buongiorno, mi chiamo Elisa e sono una studentessa universitaria del corso di laurea in relazioni pubbliche. L'anno scorso, nell'ambito dell'insegnamento di storia contemporanea, il mio professore ha chiesto a me e ai miei compagni di scegliere un argomento facente parte di questo periodo storico da poter approfondire in una sorta di tesina, da poi presentare all'esame. Quindi ho riflettuto su cosa potessi fare questa mia ricerca e alla fine ho scelto il tema dell'esodo e della storia dell'Istria e dei territori intorno ad essa. Questo perché era un argomento che il professore aveva accennato a lezione e di cui non sapevo molto, pur riguardando un territorio così vicino a noi. E inoltre mi ricordavo che nel mio libro di testo scolastico c'era solo un brevissimo paragrafo che parlava di questa storia, quindi in modo parziale e non abbastanza, non sufficiente, e inoltre nel mio libro universitario il tema non veniva proprio trattato. Quindi ho iniziato ad informarmi, a cercare delle fonti sia online che in libri di testo, ma all'inizio ho incontrato alcune difficoltà in quanto non trovavo abbastanza informazioni e inoltre non riuscivo a inquadrarle nel contesto storico di riferimento. E quindi non mi sono arresa, sono andata avanti e ho trovato diverse fonti, anche scritte da esuli istriani. Oppure figli o comunque testimonianze di persone che hanno vissuto questi eventi, e oltre anche a film e documentari, e quindi ho iniziato a ripercorrere gli eventi storici. In particolare, dall'invasione italiana della Jugoslavia nel 41, quindi nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 60, nei quali ebbe luogo il secondo esodo degli italiani dalle ultime terre cedute alla Jugoslavia. Questa invasione in realtà fu solo il pretesto per la nascita delle truppe partigiane guidate dal maresciallo Tito, che scatenarono due ondate di violenza nei confronti degli italiani che abitavano i territori appunto dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia nel 43 e nel 45. L'intento era quello di appropriarsi di quei territori, cancellando da essi ogni traccia di italianità. Questo come risposta al nazionalismo mussoliniano e alle conseguenti leggi razziali che furono imposte alle minoranze slave negli anni precedenti. Le azioni di violenza furono veramente drammatiche, con arresti, torture e molto spesso culminarono con l'infoibamento nelle voragini naturali nei territori di origine carsica, molto diffuse in quei territori. Il termine foiba, infatti, deriva dal latino e significa fossa. E potevano essere profonde anche centinaia di metri, e fra tutte vorrei ricordare quella di Basovizza, che si trova a Trieste, quindi molto vicino a noi, che è divenuta monumento nazionale. Chi riuscì a sottrarsi a questo destino decise di andarsene per sempre dalla propria terra natia. Questo in diverse fasi, di cui le principali nel 47, dopo il trattato di pace del 10 febbraio e negli anni 60, come dicevo. Proprio la data del 10 febbraio è stata poi scelta come simbolo per mantenere e diffondere la memoria di questi tragici eventi, combattendo i fenomeni di negazionismo purtroppo ancora presenti. Inoltre, tramite la visione del film Redland Rosso Istria, e la lettura del fumetto Foiba Rossa, ho avuto l'opportunità di approfondire ulteriormente questi eventi storici e inoltre di conoscere la figura di Norma Cossetto, che è divenuta simbolo delle violenze commesse in questo contesto storico e di tutte le vittime degli infoibamenti. Era una studentessa universitaria, come me, nata in Istria, che è stata imprigionata e torturata, violentata ripetutamente e in seguito gettata ancora viva in una foiba. Tutto questo solo perché era la figlia di un dirigente italiano e non volle collaborare con i partigiani. Studiare questi eventi storici e in modo particolare assistere alla visione del film mi hanno colpito molto profondamente, in modo struggente. In fondo, infatti, si trattava di una ragazza come me, come tutti noi, che amava profondamente la sua terra, su cui stava anche scrivendo la sua tesi di laurea, la vita e le persone che la circondavano, a prescindere dalla loro etnia.
Inoltre mi sono trovata a riflettere su come mai ancora oggi molte persone ignorano questi eventi, che sono accaduti così poco tempo fa e così vicino alla nostra realtà. Forse perché nelle scuole ancora purtroppo non se ne parla in modo sufficiente. Il mio desiderio quindi di conoscere e la mia curiosità mi hanno portato ad approfondire queste vicende, pagine molto importanti della nostra storia. E per questo ritengo sia fondamentale conservarsi curiosi, per divenire più consapevoli e per poter crescere. Ringrazio tutti e ringrazio anche per l'opportunità che mi è stata offerta di potermi esprimere su questo argomento.